Contemporanea alla festa della montagna di Castel Saraceno 2024. 1, 2, 3, via! E diamo inizio alla 13ª edizione della Sagra della Castagna Munaretta e diamo inizio anche alla festa della montagna di Castel Saraceno. Ok, grazie, grazie a Castel Saraceno. Ci vediamo presto. Sì, ora. Due giorni di successo, due giorni dove Tramutola è stata presa d'assalto dai turisti. Sì, buonasera. Diciamo siamo veramente contenti, stanchi ma contenti. Abbiamo registrato quasi 10.000 presenze, la maggior parte proveniente dalla Puglia, ma anche dalla Calabria, dalla Campania e anche dal Molise. Diciamo il centro-sud l'abbiamo quasi coperto tutto. Siamo felici perché ormai questa due giorni di sagra è vista come una sorta di festa patronale per i tramutolesi. I ragazzi delle università, i ragazzi che lavorano fuori, aspettano quest'ultimo weekend di ottobre per tornare qui a Tramutola e godersi questi due giorni di sagra. Questi due giorni che abbiamo visto, dicevo, quasi 10.000 presenze, 50 stand allestiti, tutti con prodotti a base di castagna naturalmente, e diciamo sono rimasti meravigliati dall'accoglienza che è il nostro punto di forza, dal nostro centro storico che diciamo è davvero meraviglioso, davvero bello da vedere. Oltre alla castagna, quali sono stati gli altri piatti tipici? Allora, durante questi due giorni abbiamo avuto diciamo, fericelli alla Lucana, abbiamo avuto anche la parte di una frittura mista, quindi anche la presenza di menù a base di pesce con uno chef stellato, e lasagnette sempre a base di castagne, e poi diciamo, panini con farina di castagna, ma anche dolci. Prodotti tipici quali i bucnotti, i classici bucnotti che quest'anno abbiamo fatto istanza per avere la denominazione comunale di origine, la tipica scarcedda tramutolese e diciamo che appunto i fericelli tramutolesi. Insomma. Un'organizzazione impeccabile grazie ai volontari della Proluco. Sì, veramente devo ringraziare i tanti volontari che ogni giorno danno l'anima. In questo 2024 ormai gli eventi che non li contiamo più, siamo partiti a febbraio con il Carnevale, il 4 maggio con la Festa dei Sapori Lucani, Tramutolesi, chiedo scusa, a giugno con l'infiorata del Corpus Domini, a luglio con il classico appuntamento del Cuptiello. E agosto abbiamo organizzato 35 eventi, quindi più di uno al giorno tra eventi enogastronomici e culturali. Addirittura insieme agli amici del Vecchio Mulino abbiamo organizzato la Sagra del Bucatino che va avanti da 30 anni, quindi abbastanza tradizionale. Abbiamo insieme all'amministrazione inaugurato l'ITS, l'Istituto Tecnico Superiore, che partirà quest'anno, e alcune piazze di rilievo, tra cui ad esempio Piazza dei Luitai Sarapo, diciamo che abbiamo scoperto dopo qualche centinaio d'anni che a Tramutola venivano fabbricate delle arpe. Diciamo una bella collaborazione tra Proluco e Comune. Sì, una bella collaborazione, diciamo l'amministrazione anche perché il sindaco è stato il mio predecessore come presidente di Proluco. Diciamo quest'anno abbiamo fatto 13, questa è la mia ottava sagra come presidente, ma diciamo, conosce i bisogni di una comunità, conosce i bisogni di un'associazione Proluco, quindi c'è sempre stato vicino. Ci puoi svelare già in anticipo il programma di prossimo anno e le novità che vuoi apportare a questa sagra? Beh, allora aspettiamo di vedere i feedback dei nostri turisti. Noi non crediamo nell'eccellenza, noi crediamo sempre nel miglioramento costante e nell'adattamento, o miglioramento continuo e nell'adattamento all'ambiente costante. Quindi vediamo dove abbiamo peccato quest'anno e cerchiamo di migliorarci. Una cosa sola, la parigi, la barghi, con la barca dell'illuminazione. Sono giù, 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 sono
Sindaco, due giornate intense e piene di visitatori. Sì, sicuramente sì, esprimiamo una grande soddisfazione per il riscontro che abbiamo avuto con i visitatori e soprattutto per i visi contenti di tutti quelli che sono venuti qui a Tramutola in questi due giorni, così impegnativa per noi, però piena di tante soddisfazioni. Una sagra ricca di tradizioni e gusti. Sì, abbiamo cercato di coniugare e di arricchire la nostra offerta, che non è solamente, voglio dire, i discorsi del paese, ma naturalmente, essendo la regina di questa proposta, il nostro ecotipo particolare, che è la castagna munnaredda, e naturalmente l'abbiamo declinata in tante proposte culinarie. Quindi un successo assicurato anche per i prossimi anni? Penso di sì, stiamo sempre di più migliorando, miglioriamo l'offerta e vediamo anche la soddisfazione di coloro i quali ci onorano di presenziare alla nostra sagra. Un bellissimo borgo, quello di Tramutola, non solo per la sagra ma anche per altri eventi che si tengono durante l'anno. Sì, abbiamo una serie di eventi, da quelli religiosi, io mi permetto di sottolineare quello particolare della Madonna nella barca. Uno si chiederà che ci fa una barca in un paese a 650 metri di altezza. Riguardo un voto dei nostri concittadini che erano emigrati in Brasile, che ritornando ebbero un naufragio e che pensarono alla fine del XIX secolo di omaggiare la Madonna portando in una barca di fiori. L'effetto è assicurato perché esce di notte, una barca lunga 6 metri con oltre 2500 rose. Vi assicuro che è uno spettacolo. E poi consentiteci di evidenziare la sagra di un altro prodotto, che è la scarcedda, la tipica torta rustica pasquale, che anche quella attira tanti visitatori. E consentiteci di esprimere con orgoglio il discorso della definizione di Tramutola, paese delle energie. Noi abbiamo l'ambizione di avere delle energie mentali, ma noi soprattutto quelle dell'acqua. Abbiamo la prima centrale funzionante in Basilicata, di cui abbiamo festeggiato nel mese di agosto il secolo di vita, e gli affioramenti di idrocarburi, che sono una situazione che trova pochi riscontri al mondo. In Italia e in Europa non ce ne sono. Quindi pensiamo che anche il turismo scientifico e il turismo scientifico didattico possano avere un futuro per i nostri ragazzi, ma anche per quelli delle regioni vicine. Un invito per i visitatori anche per i monumenti, le chiese. Tramutola è un paese benedettino, è un paese che non ha un castello, ma voi se vedrete la chiesa, il palazzo abbaziale, vedete che lì si esercitava il potere temporale oltre che il potere spirituale, perché eravamo un feudo di Cava dei Tirreni. Però i tramutolesi hanno sempre affermato, soprattutto nella seconda metà del XVI secolo, la loro indipendenza. Nei giorni scorsi abbiamo messo uno scritto vicino al palazzo comunale per dire come i tramutolesi ci tenevano alla capacità di intraprendere e alla libertà. Dicevano: noi faremo tutto quello che è possibile, venderemo la nostra roba, i nostri figli per assicurare la nostra libertà. L'allora Consiglio Comunale di Tramutola, 18 agosto 1631. Assessore Carmine Cicala, grande successo della Sagra della Castagna a Tramutola. Successo che si rinnova di anno in anno, siamo alla 13ª edizione, quindi un momento importante per la comunità tutta di Tramutola, ma anche per la Basilicata in generale, perché sono tanti gli ospiti che vengono da fuori regione e questo ci inorgoglisce. Poi siamo, come ben tutti sanno, un popolo accogliente che apre le porte e mette a disposizione il proprio entusiasmo per, dare il meglio, il massimo. E questo sicuramente della Castagna è un momento nodo, dopo le tante sagre che si sono svolte quest'estate, sicuramente un momento bello per ritrovarsi intorno a un prodotto che negli ultimi anni sta sicuramente vivendo un momento di grande impulso, e questo anche la Regione Basilicata come ente e come assessorato abbiamo previsto degli investimenti a sostegno di questo comparto.
Ecco, le sagre in Basilicata sono un vero e proprio attrattore. Sì, come dicevo, è un vero e proprio attrattore perché sono tanti i giovani, i ragazzi che si mettono a disposizione delle amministrazioni per collaborare e per creare, ecco, quel momento di condivisione e di inclusione sociale che non può e non deve mai mancare. E quindi allora invito tutti, approfitto di questa intervista per dire venite in terra di Basilicata, venite a trovarci e a scoprire le tante bellezze. Ricordo ancora una volta che è la regione dei due nomi, Basilicata e Lucania, dei due mari, abbiamo il Tirrenio e lo Ionio, abbiamo due parchi nazionali, tre parchi regionali, oasi, montagne, Siscia, insomma davvero non ci manca nulla. Per concludere un plauso alle Pro Loco. Beh, certamente le associazioni, le Pro Loco sono quel presidio sul territorio che davvero danno tanto, lo danno in maniera gratuita e questo è bello perché fa crescere anche nei giovani quel senso di appartenenza, di identità, di cultura, di storia del territorio di appartenenza che non può e non deve mai mancare. Grazie. Ma faccio la finestra, è gialla la cinestra, e poi lo danno a ridda, fanno tanta froscia, tutto quanto bosco, la madre la conosce. Ma io già notto io scarito, io che sono un po' parito, ma io già notto io scarito. Ma piaccio mi
și bus. M-am avutat pe stă, era nata cu smețul prea apar. Trebuie să mentim bus. M-am avutat pe stă, era nata cu smețul prea apar. Trebuie să mentim bus. M-am avutat pe stă, era nata cu smețul prea apar. Trebuie să mentim bus. M-am avutat pe stă, era nata cu. Tutti, anche là dietro, tutti giù. Pieghiamoci poco poco sulle gambe, appena appena, perché bisogna esplodere, dai. Appena appena. Ma è già notto, gli ascarita, che sono poveri. Ma io già noto la scarità. Ma per giù me.
Grazie.